Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta ace. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, zucchero semolato, carote tagliate a pezzetti, succo e scorza di un'arancia, succo e scorza di mezzo limone, 3 uova, olio di semi, bustina di lievito per dolci, vanillina Bimbi e un pizzico di sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la scorza di un'arancia, la scorza di mezzo limone e 50 g dello zucchero totale. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo le carote. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il Bimbi per 20 secondi da velocità 7 a velocità 10. Mettiamo da parte il trito. Senza lavare il boccale, mettere lo zucchero rimasto, chiudiamo con il coperchio il misurino e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Posizioniamo la farfalla, versiamo le uova, chiudiamo con il coperchio il misurino e le facciamo montare per 8 minuti a velocità 4. Togliere la farfalla dal boccale . Aggiungere il trito di carote . Il succo d'arancia . Il succo di limone . L'olio di semi . Il pizzico di sale. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il Bimbi per 30 secondi a velocità 5. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo la farina, il lievito, la vanillina, chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il Bimbi per 2 minuti a velocità 5. Trasferire il composto in una tortiera del diametro di 24 cm, foderata sul fondo con carta da forno e imburrata ai laterali. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 35-40 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino.
La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Torta ACE. Grazie e alla prossima ricetta.